Oggi esordiamo con questa rassegna di video interviste e il nostro primo ospite è Sergio Ragone, ne siamo molto lieti. Buonasera. Ciao Sergio. Ciao. Sergio è uno scrittore e giornalista, da sempre in realtà impegnato nel raccontare il Sud non solo nella sua bellezza da cartolina, ma anche come luogo di opportunità e come luogo di scelta. E lui stesso ha questa enorme fortuna di vivere nella sua terra, nella bellissima Basilicata, che molti di noi hanno imparato a conoscere in realtà più attraverso quel bellissimo film che è Basilicata Coast to Coast. Almeno io ho ancora questa colpa, questa enorme pecca di non esserci mai fisicamente andata, ma mi riprometto di farlo molto rapidamente. Allora Sergio, in queste settimane io sono qui ancora a Milano e non si contano le persone che lavorando in smart working hanno lasciato la città, hanno lasciato in generale le città del nord produttivo come Milano appunto, per trasferirsi al sud, in parte nella propria città di origine, in parte anche in luoghi di elezione, e lavorano da lì. In queste settimane stanno lavorando da lì, magari in spiaggia invece che in ufficio. Ora, per qualcuno evidentemente si tratta di una soluzione temporanea, no? Legata alla possibilità che ancora permane per molti, sia da parte di aziende che anche di pubbliche amministrazioni, di mantenere questa modalità di lavoro in remoto. Però sempre di più comincia a prospettarsi anche come una reale opzione di vita. Ora, tu hai scritto tanti, tanti libri e il tuo ultimo libro si intitola Il luogo ideale e dice appunto che la geografia non è più un destino. Mi ha effettivamente molto colpito la precisione con la quale hai individuato il fenomeno, perché in questa geografia anche la piccola, remota, la tua bellissima Basilicata può diventare effettivamente un luogo di elezione, quindi una possibilità di scelta di vita per molti. Sì, hai perfettamente ragione. Intanto grazie per questa chiacchierata e devo dire quando insomma, mi hai parlato del progetto mi sono entusiasmato immediatamente, anche perché me lo hai raccontato nei giorni in cui tante persone mi dicevano sì, ma tanto ci possiamo vedere perché io sono giù, perché io sono giù, perché io sono giù. E questo mi dà un po' la cifra che effettivamente non solo il progetto che voi avete messo in campo è quanto mai utile e attuale a fare una fotografia e a capire se effettivamente al sud qualcosa è cambiato, per citare un film, ma se l'Italia sta cambiando, la geografia dell'Italia sta cambiando e quindi dove, come le storie oggi si stanno intrecciando in questa geografia nuova che appunto è il mezzogiorno, una geografia che sta dando delle opportunità. Hai perfettamente ragione, oggi noi avevamo in mente diciamo questo 2050 come il tempo in cui le città si sarebbero animate ancora di più diventando delle vere e proprie megalopoli, svuotando completamente le aree interne, le campagne, i paesi, invece il lockdown, più che il Covid in generale, che ha inevitabilmente cambiato abitudini e imposto una nuova modalità di lavoro, sta invece rappresentando una grande opportunità. D'altronde l'ideogramma giapponese che rappresenta la crisi vuol dire appunto pericolo e opportunità. Capito il pericolo? Oggi abbiamo la cifra esatta dell'opportunità, che è l'opportunità appunto per tornare al sud, tornare a vivere al sud, scegliere finalmente il sud, come tu dicevi bene, perché appunto diciamo, oggi non conta dove lavori, l'importante è appunto che continui a lavorare, chi ha la fortuna, l'opportunità di poter continuare a lavorare e lo può fare dovunque. C'è un grande tema però, che è un tema di infrastrutture digitali, il sud soffre malamente, per dirla alla meridionale, questa condizione, questo spread reale, da questo punto di vista, però io mi trovo in una terra, in una regione, la Basilicata, che proprio a Matera,
sull'asse Matera-Bari sta sperimentando il 5G, al netto, diciamo, della propaganda anti-5G, delle mamme informate o di qualche amministratore poco lucido probabilmente, diciamo, della questione 5G, però c'è un'evidente difficoltà. Ecco, su quello si può e si deve intervenire, perché la possibilità di poter tornare per un periodo, o chissà perché, o chissà, diciamo, per quanto tempo, magari anche scegliere di tornare dopo gli studi universitari, dopo i primi anni di lavoro dal nord, scendere appunto al sud, può diventare un nuovo algoritmo con il quale leggere questo tempo. E io credo che sia che si stia innescando qualche cosa. Dico di più, io oggi, proprio questa mattina, ho incontrato una mia ex compagna di classe. Raccontiamo, diciamo, il cosiddetto paese reale. Una mia ex compagna di classe che lavora in un'agenzia di comunicazione a Roma e che ha detto: mi hanno messo in smart working, io ho preso la famiglia e me ne sono tornata al sud. E ha, diciamo, ha riaperto una vecchia casa in paese e sta vivendo lì la sua vita, lavorando, diciamo, continuando appunto il suo lavoro, ma cambiando le proprie abitudini, quindi ha recuperato un rapporto anche con la natura, con gli spazi, con la storia, con la memoria di un luogo, e inevitabilmente in quel luogo lei fa la spesa, fa girare, diciamo, nel suo piccolo l'economia. Questo sta succedendo in queste ore, in queste settimane al sud, e succederà, almeno per quanto riguarda il pezzo relativo dei lavoratori della pubblica amministrazione, almeno fino, credo, dicembre. Sì, guarda, abbiamo recentemente preso consapevolezza di quante iniziative stiano sorgendo, iniziative, diciamo, su piani diversi. Te ne menziono due perché sono state, diciamo, tra le prime, anche se orientate su fronti diversi. Una è di questo gruppo di giovani leader, come si definiscono, i Global Shapers di Palermo, sono legate al World Economic Forum, che hanno lanciato un progetto che si chiama appunto South Working, che punta a, credo, innestare questa possibilità, diciamo, valorizzando Palermo come luogo di scelta o luogo di ritorno. E un'altra, che si chiama La Grande Occasione, anche questa molto, molto bella, avviata da un gruppo di studenti meridionali, che si sono posti appunto questo obiettivo di provare a ripopolare i luoghi, tanti comuni svuotati, le realtà rurali, perché effettivamente, diciamo, la scelta radicale, no, quella di una vita diversa da quella del contesto urbano, è quella della dimensione della campagna, ma non sempre e non per tutti questa può essere una opzione sostenibile. Una, diciamo, opzione forse intermedia, adeguata, è quella di individuare anche, diciamo, dei contesti urbani o comunque ben connessi. Tu da Palermo puoi prendere un aereo, in pochissimo tempo sei a Milano, e puoi farlo da Bari, insomma, puoi farlo da alcune città, per cui diciamo, si prospettano effettivamente diverse alternative, diverse soluzioni. La domanda che però ti rivolgo, visto che tu sei lì, ma c'è secondo te consapevolezza nel sud di questa opportunità? Ecco, al di là di importante anche prospettiva di infrastruttura digitale, tu credi che ci sia la consapevolezza da parte del tessuto produttivo, da parte dei policy maker locali? Io penso di sì, non fosse altro perché, diciamo, i cosiddetti ritornanti, cioè coloro che ritornano, e da questo punto di vista io mi permetto di consigliare a chi ci vedrà, a chi ci sta vedendo, un documentario molto interessante del regista Nicola Aragone, solo il mio cognome, che si chiama Vado verso dove vengo, Ah, che bello. che è, diciamo, realizzato pre-Covid, quindi, diciamo, non c'è tutta questa tematica, però c'è un'analisi molto seria, approfondita sul fenomeno dei ritorni, sul ritorno, diciamo, non solo al sud, ma più in generale nei luoghi della provincia italiana. D'altronde l'Italia,
tolta Milano e Roma, poi è un paese di province, quindi diciamo tutto sommato torniamo appunto nelle nostre province. Al sud io credo che stia nascendo questa consapevolezza, forse non ci sono gli strumenti, questo è il tema. Da questo punto di vista sarebbe interessante capire oggi, ad esempio, il governo che cosa intende fare per incentivare questo fenomeno o diciamo, per accompagnare diciamo, questo fenomeno che diciamo, sta dando non solo nuove opportunità, ma permette anche alla provincia, al sud in generale, di raccontarsi in maniera differente. Nessuno avrebbe mai pensato un giorno di potersi trasferire a vivere e lavorare a Palermo, perché la narrazione, anche un po' stereotipata, di Palermo, a parte diciamo, il problema del traffico, poi diciamo, per le altre cose Palermo era purtroppo nota per fatti di cronaca terribile e per la criminalità. Invece oggi rappresenta uno dei luoghi delle opportunità, quelli che amiamo chiamare i luoghi del possibile, cioè dove è possibile fare delle cose. E io penso che c'è una consapevolezza, ma mancano gli strumenti. E come tu ben sai, come tu mi insegni, non c'è nulla di peggio di un talento sprecato. E il Sud, da questo punto di vista, rischia di diventare quel talento sprecato che non può cogliere le opportunità perché non ha abbastanza strumenti, e quindi parliamo di soldi pubblici, di investimenti pubblici, ma anche appunto dell'azione delle imprese stesse per appunto recuperare il più possibile questi cervelli. Il tema della grande fuga dei cervelli, diciamo, finalmente tornano, ma fra un po' rischiamo l'effetto contrario, cioè che dopo un breve periodo ritorneranno di nuovo nei grandi centri, a Milano, non solo Milano, ma ci sono tante persone che dall'Europa, dal nord dell'Europa, ad esempio anche tante persone che stanno tornando dalla Gran Bretagna, stanno tornando in Italia e al sud. Quindi questo c'è questo fenomeno che va letto, va studiato, va inquadrato. Sì, poi la narrazione, lo storytelling, il racconto, tutto quello che vuoi, ma c'è bisogno di sostenere, di accompagnare questo fenomeno, altrimenti i piccoli comuni non ce la faranno nemmeno a dare copertura della rete internet, e servono però le infrastrutture, le strade, serve però che l'alta velocità possa arrivare lì dove ancora non c'è, servire la maggior parte del territorio del sud. Ecco, da questo punto di vista questa narrazione sul ritorno al sud rischia di diventare un bellissimo strumento per qualche scrittore naif come me, ma poi rischia di perdersi, di sbriciolarsi con la concretezza del quotidiano. Ecco, all'idealità della visione serve rispondere anche con la concretezza del quotidiano, servono azioni, e da questo punto il governo deve fare più di qualche scelta. Sì, permettimi di fare la obiezione liberale rispetto a questa visione, perché probabilmente sono anche i fenomeni che poi determinano il mercato, cioè la domanda che determina poi l'offerta. Se persone via via si insediano là, se cominciano a affittare case, diciamo, mi riferisco a persone non necessariamente originarie, quindi non necessariamente persone che ritornano, ma persone che scelgono di andare in un luogo che, come dici tu, non è più un luogo, è appunto un luogo di elezione nel quale ci si sente più nella propria dimensione rispetto alla dimensione, diciamo, della città di provenienza. Ecco, se queste persone cominciano ad andare, cominciano nei fatti a creare un indotto, cominciano nei fatti a creare domanda, e quindi è possibile, certamente non in tempi rapidissimi, ma che questo a propria volta possa determinare l'offerta. Cioè, alla fine le aziende, nel momento in cui cominciano a intercettare dei fenomeni, possono avere interesse effettivamente ad investire sulla infrastruttura, che sia quella digitale, perché comunque comporterà abbonamenti, e via così le aziende di trasporto potranno determinare anche una maggiore pressione presso i decisori, oltre a comunque un indotto benefico che si crea, perché se tu guadagni col nord ma spendi al sud, è, come dire, un trasferimento di risorse non mediato dallo Stato, ma con altrettanti benefici. No, hai perfettamente ragione, però poi
Noi il sud lo conosciamo, conosciamo i nostri paesi, conosciamo i borghi, conosciamo anche le città dove si concentra il potere economico, il potere politico e sappiamo che c'è anche a volte, spesso, diciamo, le classi dirigenti del Mezzogiorno hanno peccato anche di, diciamo, di un gap culturale rispetto alla modernità, rispetto ai temi dell'innovazione e del futuro. Ecco, da questo punto di vista, concordo con te che i tempi non possono e non saranno mai immediati, ma rischiano di rallentarsi proprio perché appunto eravamo abituati a considerarci in un altro modo. Oggi c'è bisogno della vera e propria rivoluzione culturale nelle classi dirigenti, a più, diciamo, più largo respiro del mezzogiorno per realizzare questo piano, questo vero e proprio piano di azioni che va messo in campo per chi sceglie di tornare o di venire qui al sud a vivere perché si può lavorare anche a distanza. Detto questo però noi dobbiamo anche fare i conti con quella che è una realtà, cioè le pressioni che inevitabilmente anche le grandi aziende subiranno dai decisori pubblici del nord, vedo ad esempio già le dichiarazioni del sindaco Sala che vanno esattamente in questo senso, cioè provare a fare una sorta di pressione mediatica su aziende, non solo, per tamponare, perdonatemi, diciamo, il termine di questi tempi forse sbagliato, per tamponare questa emorragia. E allora per questo serve poi, come dire, una politica che sappia, che sia in grado di decidere e non un governo che sopravvive a se stesso ogni giorno in base al voto che deve affrontare. Serve una leadership. Il Sud non ha una leadership, non esprime una leadership vera da tantissimo tempo, sia in campo diciamo, della politica, sia nel settore delle imprese private. Io ti faccio un esempio della regione in cui vivo, che non è una piccola regione, che è una regione molto grande, estesa, molto estesa, poco abitata, per questo poi si parla di una piccola Basilicata, una regione in cui ci sono le grandi compagnie del settore energetico, l'Eni, Total, Shell, c'è la più grande azienda dell'automotive europeo, direi, FCA, c'è la Ferrero, ci sono grandi player multinazionali. E nonostante questo, però, come dire, noi soffriamo comunque una grossa difficoltà diciamo, sul piano occupazionale, sul piano dell'innovazione, sul piano della cultura d'impresa. Sono pochissime le start-up, ad esempio, nella mia regione, che sono nate e che poi, diciamo, sono diventate qualcosa, proprio perché manca questa cultura. Ecco, forse, diciamo, il ritorno di tante persone che hanno maturato un'esperienza di vita e di lavoro fuori, al nord, ma non solo, può, diciamo, generare quella rivoluzione culturale che serve e stimolare appunto un mercato. Perché oggettivamente, lì, perché io definisco la Basilicata e il sud il luogo ideale? Perché molte cose ancora non ci sono. Molte cose ancora non si sono sviluppate, allora è proprio lì il luogo ideale dove possono nascere. Ti faccio un esempio banalissimo. A Matera ha sede una grande società che si occupa di cyber security, la Indra, che è una società spagnola, credo Finmeccanica spagnola, una società della Finmeccanica spagnola. Si occupa appunto di cyber security ed è a Matera e ha messo piede a Matera non in virtù di Matera 2019, perché non è un'impresa, non è un'azienda che si occupa di cultura, dell'impresa culturale, ma perché fondamentalmente qui non c'era niente. Allora occupano un settore, occupano un posto. Da questo punto di vista si può pensare a questo, però serve uno scatto in avanti delle classi dirigenti del Mezzogiorno. Questo mi pare abbastanza inevitabile e bisogna capire appunto come verrà gestito questo flusso di ritorni, perché al momento sono tante persone che sono tornate a vivere nelle case dei nonni o a casa con i genitori, che si connettono la mattina e lavorano, ma ancora non si è creato quell'ecosistema di vita che possa permettere poi, come dire, a queste persone di restare. Questo un po' è la difficoltà e il gap che oggi noi abbiamo. Io credo tantissimo in un'iniziativa come quella appunto che hanno messo in campo a Palermo, però, poi però
al netto, diciamo, della narrazione delle parole, perché poi quando si parla di progetti c'è un abuso delle parole, c'è un abuso delle parole, noi dobbiamo fare i conti con quella che è la realtà e capire, acquisire e usare un principio di realtà se vogliamo parlare di mezzogiorno e vogliamo parlare di opportunità. Io sono ottimista e ma anche razionale, per citare, diciamo, la fondazione di Claudio Velardi. Sono ottimista di natura, ma sono anche razionale e mi rendo conto, come dire, che il lavoro da fare è davvero tanto. Però forse questo può essere davvero un buon inizio. Lo crediamo anche noi. Oltretutto, in questa mancanza di leadership del Sud, io non sarei così severa, perché come vedi ci sta rivelando anche il Nord poco capace di intercettare la opportunità di ripensarsi in una situazione come questa. Il ritorno alla normalità del timbrare il cartellino, del pendolarismo, quando stai affrontando una ormai incombente crisi ambientale, che non è più semplice retorica, che non riguarda più l'Amazzonia, riguarda concretamente noi e la possibilità stessa di vivere più in città come Milano, e in cui oltretutto certamente il lockdown, che è stata una forma assolutamente unica di segregazione domestica, è stata però insopportabile viverla in città. Milano era completamente presidiata da polizia, era davvero lugubre, e viviamo tutti in microscopici appartamenti privi appunto di spazi, privi di quel minimo di dimensione che fa comprendere in effetti quanto ingaggiata in strutture e modalità preistoriche, proprio vecchie, e sia diciamo il nostro sistema produttivo in generale. Quindi vedo anch'io molte opportunità, e vedo soprattutto anche l'opportunità anche in questi prossimi mesi, così come anche già nelle attuali settimane, che tutte queste persone, questi cervelli, che poi in realtà, perché Milano è fatta in tantissima parte da persone che vengono dal meridione, il fatto che si possano reincontrare in una dimensione che non è più quella dello switch off rispetto al lavoro, ma che tutto sommato ha creato questa contiguità tra il territorio ormai di vacanza e il territorio che è diventato anche di lavoro, potrebbe effettivamente generare idee, creare quei meccanismi di networking che poi sono quelli che funzionano tanto bene, no? Per la rigenerazione di idee, per la nascita di nuove idee, la messa in circolo di nuove idee. Per cui è un po' come se quello che diciamo, a Milano già avveniva in maniera più o meno strutturata e organizzata potrebbe avvenire in queste settimane, nei prossimi mesi, anche al Sud. Ecco, un po' così, in maniera accidentale, ma... Sì, no, condivido. Il tema poi è esattamente quello di costruire la comunità, di far integrare la comunità dei ritornanti con le comunità dei residenti, cioè con quelli dei restanti, di quelli che hanno scelto di restare, perché si tratta di riconnettere le storie delle persone, riconnettere le vite delle persone con quel territorio lì. Ecco perché appunto quando parlo di ecosistema più complessivo che possa favorire questo ritorno, questa scelta di andare di vivere al sud o nelle province del sud merita, come dire, un approfondimento molto più complesso e merita un'azione che va messa in campo, come dire, ti ripeto, dalle politiche, dai decisori pubblici e dai player privati. L'esempio di San Giovanni a Teduccio da questo punto di vista è molto interessante, perché a San Giovanni a Teduccio, tu sai, tra le altre cose c'è anche la iOS Academy di Apple sceglie San Giovanni a Teduccio. Chi conosce Napoli, chi conosce la storia di San Giovanni a Teduccio, sa che quello era un luogo impossibile, sceglie di aprire la iOS Academy, e lì nasce un polo di eccellenza, rigenerando non solo la storia di quel luogo oggi, ma anche banalmente proprio il luogo, perché tu hai giovani da tutto il mondo che frequentano quello spazio lì. Però quello è un esempio. Noi molto probabilmente nei prossimi mesi ci troveremo di fronte all'esplosione di tante di queste realtà. Bisogna capire se il Sud è in grado di reggere,
se noi meridionali, se noi cittadini saremo in grado di reggere, se le istituzioni, se il sistema sud sarà in grado di reggere questa esplosione positiva del ritorno di chi sceglie appunto di vivere per poter lavorare dal sud e non al sud, che poi questo è il tema vero. Si sceglie di tornare per poter lavorare dal sud, ma poi c'è il grande tema del lavoro al sud, perché tornare permette, come dire, di rigenerare le cosiddette economie di prossimità, la bottega, il fruttivendolo, il supermercato, il parrucchiere, io ne avrei bisogno, ad esempio. Ma poi però c'è il grande tema dell'occupazione al sud. E non è detto per forza che tutto questo fenomeno dei ritorni possa poi effettivamente aprire una stagione di positiva legata appunto all'occupazione, al lavoro, alla possibilità di nuove idee che diventano imprese. Non è scontato. Sappiamo che molte persone torneranno a casa, che inizieranno a frequentare luoghi dove è possibile lavorare, i co-working ad esempio. Però ognuno lavorerà, metterà, come dire, lavorerà per appunto non per una nuova idea, ma continuerà a fare il lavoro che faceva prima. Quindi noi dobbiamo essere in grado, il Sud deve essere in grado di fare entrambe le cose, di accogliere e integrare chi torna o chi sceglie di stare qui. Da questo punto di vista, in Basilicata c'è un esperimento molto interessante che è incrociato anche una strategia di Airbnb, Grottole in provincia di Matera, un paese abbandonato. Hanno lanciato questo progetto che si chiama Wonder Grottole, e in buona sostanza con pochi euro, davvero con pochi euro, tu potevi affittare, acquistare una casa. Erano disponibili, c'erano a disposizione poche decine di case, sono arrivate migliaia di domande. E oggi, prima era un'esperienza appunto di turismo, no? di vita temporanea. Quindi il turismo, sto qualche settimana lì. Oggi invece Wonder Grottole è diventato un progetto che appunto richiama tante persone, non solo quelle che erano di Grottole e vogliono tornare, ma tante persone che magari come te, che però quando tornerai al sud andrai nella tua Sicilia fantastica, ma tante persone che però magari dicono: sai che però questa Basilicata zero contagi, Covid free, tanto male forse non è. Perché magari c'è il Frecciarossa che arriva anche a pochi minuti da Matera, perché c'è il Frecciarossa che arriva nel capoluogo di regione, perché ha l'aeroporto di Napoli non molto distante da Potenza, perché l'aeroporto di Bari è a mezz'ora da Matera, di macchina. Cioè, da questo punto di vista tutto può succedere, ma non dobbiamo perdere di vista qual è la grande questione, la questione occupazionale al Mezzogiorno, che è uno dei più grandi temi che questo Covid, diciamo, ha rilanciato, perché poi questo Covid, lo sappiamo tutti quanti, ha messo ai margini chi già era ai margini, ha indebolito chi era debole e ha, come dire, leggermente modificato la vita dei grandi. L'esempio stesso è l'indotto del petrolio. Qui in Basilicata l'ENI può estrarre un tot numero di barili al giorno. 196.000 barili al giorno, durante il lockdown ne è estratti poco meno di 60.000. Inevitabilmente l'indotto ne ha subito una grandissima crisi e oggi c'è un grosso problema legato all'indotto, dei posti di lavoro che si perderanno nell'indotto. Questo è un tema del sud, al quale si accompagna sì questa opportunità, ma il quadro è più ampio. Certamente, la crisi va a impattare negativamente purtroppo sull'elemento centrale del concetto di south working, che è il working. Esattamente. Questo ad ogni livello. Io starei qui a parlarne ancora a lungo, però il nostro Roberto ci taglia perché ci siamo dati dei tempi e dobbiamo rispettarli. Per cui io intanto, Sergio, davvero ti ringrazio moltissimo per averci dedicato questo tempo, che è la nostra prima chiacchierata ufficiale sul sito. E noi raccogliamo volentieri anche storie e testimonianze per chi volesse segnalarcele attraverso il sito. Trovate i nostri contatti, quindi iscriveteci e seguiteci anche su Twitter. Quindi di nuovo grazie, Sergio. Grazie a voi e ovviamente, se posso permettermi, un consiglio disinteressato di lettura,
Basilicata, luogo ideale. Bravissimo, fallo vedere meglio che si è visto. Che si è visto... Sai perché poi dico la geografia non è più destino? Perché la storia di Matera, non perché capitale europea della cultura, ma perché nei millenni, negli anni, è rimasto uguale a se stessa, ci insegna esattamente questo. Cioè un luogo che era la vergogna d'Italia, diventato poi patrimonio dell'UNESCO e poi capitale europea della cultura, restando uguale a se stessa. Esatto. E la geografia non è più destino. La geografia, il destino non segna più una geografia, ma segna le storie. Sono le storie delle persone che determinano il destino di una comunità o di un luogo o di una geografia. Ed è per questo, vuol dire, che un progetto, un'idea, un progetto come quello che avete messo in campo, secondo me può servire anche per incoraggiare, perché ciò di cui abbiamo bisogno oggi forse è una buona iniezione di coraggio, oltre al vaccino, ovviamente. E infatti il nostro obiettivo è proprio quello di dare il più possibile voce a tutta la pluralità di iniziative organizzate, ma anche di storie singole e personali. E per questo appunto rinnovo l'invito a raccontarci storie, raccontarci anche di idee. I nostri contatti sono sul sito, su Twitter. Grazie ancora Sergio, grazie a Roberto Mancuso per la regia, grazie a tutti voi di averci ascoltato e alla prossima. Ciao.